Belli a tutti gli amici di YouTube, oggi voglio parlarvi di questo bellissimo gioco. Si tratta di Monoposto, precisamente Monoposto Lite. E sì, è la versione Lite perché come potete vedere abbiamo a disposizione solo Quick Race e non Simple Race o Championship. Abbiamo anche a disposizione poi Customization che possiamo modificare, come potete vedere, i nomi dei piloti e anche delle scuderie perché sono un po' bruttini, cioè rivali italiani non si può vedere, cioè brutto brutto diciamo. Vabbè, entriamo appunto nel menu di gioco di Quick Race. Che brutto, sì, perché l'hanno aggiornato appunto nel 2018, c'è questo bruttissimo halo che potete vedere, cioè non si può vedere. Vabbè, altra cosa, alto Blue Flags, Sebastian Vettel 2016, compilation, cioè impagabile. Comunque questo è il team, probabilmente il team Toro Rosso, cioè non parlo così, proprio a caso, perché tolto il blu non c'è nient'altro che ricorda la Toro Rosso, però secondo me è la Toro Rosso. Abbiamo poi il HS Caput Team, veramente, cioè, veramente, sti nomi qua da dove li tirano fuori. Dovrebbe essere il Team Haas, la livrea ricorda il Team Haas. Ma no, beh, la ricorda anche abbastanza bene. Hanno tutto sommato cambiato solo il verde con il rosso nei dettagli. Abbiamo poi Ata Sonor, e qui mi arrabbio, mi incazzo veramente. Ecco, dovrebbe essere il team Sauber Alfa Romeo, evidente, quasi evidente il team Sauber Alfa Romeo, ma non posso giocarci, c'è un lucchetto e per giocarci devo pagare, cioè io volevo proprio giocare col team Sauber Alfa Romeo con Charles Leclerc e non posso. Pink Mad Cars, questa è indubbiamente la Force India dalla livrea rosa. Mi veniva voglia di dire pink, ma no, invece la livrea è chiaramente rosa. Sì, è chiaramente rosa, quindi il team è chiaramente la Force India. Poi c'è la Want Motor Guys, ragazzi, che inventiva, cioè con i nomi bellissimi. Questa sembra la Williams. Abbiamo la Magde Spark, che dal nome vagamente rimanda a McLaren, proprio vagamente. E poi abbiamo questo arancione papaya, quindi questa è indubbiamente la McLaren di Alonso. E Stoffel Van Dorn. Reload Sport, il nome rimanda vagamente. E poi questo giallo banana. Poi abbiamo A-Racing Band, che questo dovrebbe essere la Red Bull, ma dal nome non c'è zecca niente. Bruttina anche la livrea, diciamola così. Non ci somiglia proprio, ma manco. No, beh, ci assomiglia, però sono qualcosa che hanno detto dettagli un po' brutti, tipo il grigio nell'airbox, dove c'è l'airbox appunto, questo verde nel muso, questo verde evidenziatore che c'è, e poi vabbè, la scritta color che proprio bene ma non benissimo, anzi diciamola proprio non bene e non benissimo. Mirror's Grey, una vettura proprio, cioè che la Mercedes reale è una livrea veramente bella, questa è proprio veramente Mirror's Grey, poi c'è anche un Mirror's Grey, ma cioè proprio non si può leggere, non si può vedere una macchina così, tutta grigia. Le frecce d'argento, le Silver Fail, tedesco un po' pessimo, però non è pronunciato anche. E poi la rivale italiana, ma non posso usare la rivale italiana, non posso usare la Ferrari. Ah, che gioco, cioè questi qua vogliono farti pagare questi 2 euro di gioco, veramente, perché puoi usare solo queste schifezze qua, ma veramente, cioè, l'alto Blue Flags, ma voilà. Beh, amici, per adesso è tutto.
vi ho solo mostrato un po' com'è il gioco, e la prossima volta farò, diciamo, l'articolo che è il gameplay.